Guarda che è vero, ogni giorno sparisce una fetta di Trentino e... nel mio frigorifero però. E allora è giusto indagare, c'è un programma per questo che si chiama Chi l'ha svisto? Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miao e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. Non l'ho visto. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Bene. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, Franco! Franco! Sì, buongiorno, non è Franco, ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione? Franco, che voce strana che hai! No, io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto, con chi parliamo? Hai preso il Covid? Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene? Minchia, la voce da femmina hai! Sì, sono una donna. Ah, sei diventato culatone! No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale. Sì, no, ma io ti rispetto, non m'hai mai detto niente! No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco? Franco, che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva il c***o! No! Pronto! Sì, grazie, arrivederla! Vale. Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io! No. Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse... Pronto? Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente? Guardi, scusi, questo non perché è... Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi? No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino innanzitutto. Questa è una trasmissione schifosa, perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene? Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma. E ha subito una svolta in attesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo. Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubblici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta. Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Buoncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Buoncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto.
Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è sperma di cicala per il contorno occhi @chilasvisto.it. Funziona. Alla prossima puntata. Scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro, vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, non c'è posta per te. Quindi possiamo farle parlare? Dispiace metterle in contatto. Pronto? Franco, io sono Franco. Franco! Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione? No, ho sbagliato numero, mi ha risposto una donna, pensavo che eri tu che eri diventato culatone. Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi? Ah, ti sei curato? Sì. Ma ora sei diventato tu culatone? No, sempre stato. E perché non me l'hai mai detto? Che cazzo? Che discussione è? E si misero insieme, vissero felici e contenti.